Ciao a tutti, oggi vi propongo una soluzione in affitto a Pavia in centro storico ed è una mansarda. Questa qua è una soluzione un po' particolare perché, diciamo, la zona giorno dove c'è il soggiornino, la zona alta dove ci si può tranquillamente stare in piedi normalmente. Invece, cucina e camera da letto hanno, diciamo, delle porte con un'altezza di 1,70 m, quindi questa casa adatta alle persone non tanto alte come me, io sono all'incirca 1,67 m. Perfetto, adesso vi faccio vedere l'immobile che stiamo affittando. Ok, identifichiamo bene la zona. Qua siamo in centro storico, in fondo a Strada Nuova, vicino al Ponte Coperto. Questa è la planimetria della casa. Così potete capire com'è che sono distribuiti gli ambienti. Il riscaldamento è semicentralizzato, però compreso comunque nelle spese condominiali. Come vedete, questa qua è la parte, diciamo, centrale, che è quella del soggiorno, che comunque è una parte, diciamo, a un'altezza standard come tutte le altre case. Lì c'è la presa della TV, mentre all'ingresso c'è la presa del telefono. Qua abbiamo un bel divanetto con il tavolo per mangiare e poi un armadio dove poter tenere i vestiti. Ok, adesso andiamo a vedere il bagno. Perfetto, allora qua vi ho messo la foto, mi sono fatto una foto per farvi capire l'altezza anche della porta del bagno, però diciamo che il bagno anche lui ha un'altezza, diciamo, un'altezza standard. Qua arriviamo alla cucina. Vedete, qua la cucina ha già una porta un po' più bassa, che è 1,70 m. La cucina è questa, dove praticamente c'è tutto. Ci sono i fornelli, c'è anche la lavatrice. Poi qua abbiamo la Velux. Ecco, la mansarda è piena piena di Velux. L'ultima inquilina a cui ero affittato è rimasta dentro un paio d'anni, quindi vuol dire che tanto male non ci si sta. Abbiamo due frigoriferi, che questo qua è il primo, che è quello più grande, poi qua dietro abbiamo l'altro frigorifero, mentre il frigorifero vicino alla cucina non funziona. Ecco qua, per farvi capire un attimino anche qui l'altezza com'è che è. Avete soltanto escluso, per quanto riguarda le utenze, la luce e il gas dei fornelli, e che ti fa anche da boiler dell'acqua calda. Infine, questa qua è la camera da letto matrimoniale, anche qua stesso discorso della cucina. Qua abbiamo l'armadio e anche qui vi ho scattato una fotografia per farvi vedere com'è che è l'altezza. Ricordo che io sono alto 1,67. Diciamo che la cosa buona di questo immobile è il prezzo, che è un prezzo molto appetibile, perché con questo prezzo qua in centro storico vi prendete una stanza singola.